Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti o bentornati su Heavy Metal Maniac IT. Oggi ho il piacere e l'onore di parlare di una band italiana giunta al suo sesto capitolo discografico. Stiamo parlando dei Power Metallers Great Master, di cui ho qua la copia fisica del loro ultimo album Monte Cristo. Qua la copia fisica, sono felicissimo di mostrarvela, in quanto a parte la qualità intrinseca proprio della musica contenuta nell'album, stiamo parlando di un grandissimo prodotto di power metal, non solo italiano, ma di uno dei più bei dischi che io abbia ascoltato negli ultimi 5 anni o anche 10 anni in ambito power metal a livello internazionale. Monte Cristo, come facile intuire dal titolo, ripercorre le vicende di Edmond Dantès nello storico romanzo di Alexandre Dumas, Il Conte di Monte Cristo. Quindi il concept di questo album lirico è proprio incentrato tutto su questo argomento, come anche sta ad evidenziare il bellissimo artwork di copertina. Dopodiché io vi mostro giusto il CD per farvi così capire che avere le copie fisiche è sempre meglio che il digitale, poi tranquillamente una cosa può affiancare l'altra. Poi abbiamo una tasca con libretto molto curato con i testi e i singoli componenti della band ritratti accanto ai testi, un libretto molto di classe, come vedete, con degli abbellimenti e via dicendo. Sono davvero davvero felice e ringrazio la band per avermi omaggiato di questo grandissimo album e anche una bellissima confezione in digipack a tre ante che fa la sua bella figura averla tra le mani, diciamo. Ora parliamo un attimino dell'album. Come sempre vi consiglio di andare sul nostro sito heavymetalmaniac.it per avere una descrizione più dettagliata dell'album in questione, perché io tendo sempre a fare delle video recensioni discorsive dove io semplicemente espongo le mie sensazioni, le mie emozioni che ho provato durante l'ascolto dell'album che sto trattando, e quindi farò anche in questo caso in questo modo. Monte Cristo, come ho già accennato, è un album praticamente quasi inattaccabile da qualsiasi punto di vista voi lo vogliate attaccare. Se proprio volete mettervi d'impegno, secondo me la troverete abbastanza dura da spuntare nell'attaccare questo disco. La line-up è formata da musicisti eccellenti, tra cui secondo me spicca innanzitutto la voce di Stefano Sbrignadello, che ha offerto una prestazione tipica degli album power metal, ma anche una prestazione abbastanza calda, perché lui riesce ad avere una timbrica sia molto abile sugli acuti, ma anche una timbrica, come dicevo, calda, potente e espressiva sulle tonalità un po' più basse. Spicca tantissimo anche il lavoro delle chitarre. Alle chitarre vediamo che abbiamo Jan Carlini e Manuel Menin, che hanno offerto una prestazione praticamente perfetta sia in fase di riffing che di costruzione proprio dei brani, ma anche nella fase solista. E poi ancora da evidenziare l'ottima sezione ritmica di Massimo David al basso e di Denis Novello alla batteria. Entrambi formano una sezione ritmica veramente concreta, potente, fantasiosa, che veramente ha beneficiato su ogni singola parte dell'album. Bisogna per forza citare anche l'ottimo lavoro in sede di arrangiamento, di abbellimento e di atmosfere offerte dal tastierista Giorgio Peccenini, veramente un tastierista in gamba. Insomma, questi sei musicisti sono riusciti, secondo me, a realizzare un vero e proprio masterpiece e a non tradire le attese riguardo all'importante concept lirico che riguarda questo disco. Come è facile immaginare, quando si ha a che fare con questo genere di concept non si hanno degli album, diciamo, in your face, degli album di impatto immediato o che magari siano di facilissima fruizione. Il power metal costruito dai nostri sicuramente è un power metal abbastanza classico, ma che non disdegna ogni tanto delle incursioni, appunto, come dicevo poco fa, citando il tastierista Giorgio Peccenini, non disdegna appunto incursioni in territori più sinfonici e anche talvolta qualcosa di prog. Tutto questo comunque è un corollario per un album che secondo me è di puro heavy power metal, quindi strizza di più l'occhio a formazioni come Halloween, in alcuni punti più heavy metal, più heavy power metal, gli Hammerfall,
E quindi potrei, diciamo, dire in tutto e per tutto che questo disco appartiene a quella scuola power metal del tutto europea. Potrei ancora citare i Sonata Artica, che ho sentito a più riprese in questo disco. Le tracce sono 13, l'album dura un'ora, quindi, come dicevo, non è un album di facile fruizione, però la giusta combinazione di elementi più riflessivi, alternati a momenti veramente potenti e anche veloci talvolta, che riportano addirittura a formazioni tipo i Gravedigger piuttosto che gli Halloween degli esordi, fanno di questo disco un disco veramente godibile e affascinante dall'inizio alla fine. Non vi stancherete di ascoltarlo. Il consiglio che io vi posso dare è di non interrompere l'ascolto. Prendetevi la vostra oretta di tempo e cercate di ascoltarlo tutto di fila e esprimete un parere dopo il terzo o quarto ascolto almeno, perché per quanto mi riguarda al primo ascolto l'ho trovato subito un buon disco, ma a partire dal quarto ascolto in poi posso dire di essere davanti, come ho già detto, di fronte a un quasi capolavoro, ma sicuramente a un masterpiece del power metal italiano e non solo. Questo disco presenta dei pezzi grandiosi, è inutile stare qui a elencare un pezzo più bello, il pezzo più brutto, perché tutti e 13 i pezzi sono belli, quindi è un album power metal che farà la felicità per tutti gli amanti del power metal, ma anche del heavy metal. Io con questo, ragazzi, vi ho detto tutto. Il disco è uscito per Underground Symphony, una label sempre attenta a proporre dei dischi di valore. Underground Symphony è quasi sempre sinonimo di qualità, una label italiana veramente di cui dobbiamo andare fieri noi italiani, che sforna band una più bella dell'altra. Con questo è tutto, spero di avervi invogliato all'ascolto del disco. Lascerò in descrizione il link alla recensione che è stata pubblicata sul nostro sito se volete ancora approfondire di più, ma se volete aiutare come sempre il metal underground, il metal soprattutto italiano, e fare la vostra parte, non dovete far altro che acquistare il disco o in digitale o in versione fisica contattando la label e o la band. Questo è davvero tutto, alla prossima recensione o video approfondimento o quello che sarà. Ciao a tutti, ragazzi!